Finalmente è arrivato il mio turno! 780! 780 cavalli? Mamma mia, non finisce più! Porca vacca! Ero! In anteprima mondiale, ecco a voi la nuova ammiraglia. 34 metri e mezzo, 60 tonnellate. Allora, stiamo provando questo bestione. Io credo di non aver mai guidato un camion così lungo. Ciao, ciao. Nice to meet you. Mamma mia, ragazzi. Wow, 60 tonnellate, 34 metri. Wow. Pronti? Ok. Ok. Remember, go wide. Okay, ok, ok. Ok, ok. Andiamo fuori belli dolci. Mamma mia, guardate ragazzi che lunghezza che ha. Allora, bellissima l'inquadratura grandangolare. Mamma mia, non finisce più. Porca vacca. Guardate che bene che si vede. E anche dall'altra parte le immagini. Left, ok, ok. Wow. It's very long. Mamma mia! Ragazzi, sentite la silenziosità, bellissimo la rilevazione dei cartelli stradali, sentite la potenza? Cioè, in piena salita cambia, paura, paura di niente sto camion qua, mamma mia! Bello, bello, bello! Why? Beep! Attention! Ah, ma dai! Che forte! Allora, bellissimi gli interni, siamo sul 780 con la cabina XXL, le impressioni sono non positive, di più forza, potenza, beh adesso abbiamo lunghezza anche perché se proprio dobbiamo essere sinceri è lungo parecchio sto camion, mai guidato una belva del genere. Comodità non manca ed è bello anche l'effetto che si sente quando si va a premere forte sull'acceleratore, quando si è a rilascio si sente la turbina che tira il fiato, ma una roba bello, 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 bello. Qua prendiamo la larga così evitiamo di andare a far danni a questo meraviglioso camion. Adesso qua è partita, va così a posto. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a parcheggiare questo bestione. Prendiamo la bella larga, che così più larga è, più lo mettiamo dritto. Così vediamo se riusciamo a fare una bella manovra di andare giù dritti, dritti, dritti. Che andiamo giù bello dolce. Ok, right? Ah, centro, centro qua così o di là? Ok, ok, vediamo se riusciamo a parcheggiarlo dritto. No, è troppo lungo ragazzi, è veramente troppo lungo là. Very good. Thank you, thank you, thank you, thank you. Grazie, grazie mille. La cabina dell'XXL al suo interno presenta un letto molto più ampio, con ben 25 cm in più di larghezza e più profonda, come si vede dalla foto. Beh, gli interni in pelle sono tanta, tanta, tanta roba. Le rifiniture degli sportelli in tinta con quello che riguarda il cruscotto e la parte superiore del veicolo. Bellissima anche questa tinta che va a staccare dal nero. Bello, bello. Non vedevo gli specchi. C'era i camera monitor system. Sì. Come ti sei trovato? Allora, devo dire molto bene. Vero che tutti criticano. Molto, critica? Molto fluido. E passami un attimo qui. Vai. Come ho fatto vedere a Francesco, abbiamo la funzionalità di notte, dato appunto che non sempre abbiamo fari, lampade che si possa vedere bene. Noi premendo questo tasto si attiva la night vision mode, cioè la visione notturna, quindi aumenta visibilità, sicurezza e tutto quanto. E adesso, quindi cosa succede anche? Che se abbiamo un veicolo che arriva da dietro e punta i fanali, in automatico va a far spegnere la luce che ti dà fastidio in cabina. Molto sbaglio? Bene, molto bene, chiaro ed esaustivo. Bellissimo! Abbiamo anche il forno microonde disponibile su tutta la serie. Il nuovo Aero XXL ha 600 litri in più di spazio di abitabilità e ben 100 litri in più di stoccaggio per tutte le cose che ti possono servire per i tuoi viaggi. New Volvo. Aero. Aero. On Italian. Aero. It's my first time drive the longest truck of my life.
And then I come back, I'm like... FH16 è dotato di un motore da 17 litri con potenze di 600, 700 e 780 cavalli e una turbina a geometria variabile e un motore più leggero di ben 80 kg. Vai! Vai! Wow! È appena ritornato Antonio Billari dal giro col 780. Prima impressione, la potenza non manca, sbaglio? No, i cavalli ce li abbiamo carichi dietro, ragazzi, ne abbiamo da vendere. Comodità in poltrona, sbaglio? In poltrona, cioè, formidabile. Comodo. Comfort. Camera, monitor, system. Visibilità reale, reale, cioè non c'è una perdita di spazio. È nitida, vero? Sì, ma non c'è una perdita di spazio, un punto morto, magari come tanti dicono, che il culo del rimorchio non si vede. Quindi impressioni non positive, di più. Da acquistare. Bellissimo. Il mondo del trasporto con FH Aero non sarà più lo stesso. Meno consumo, con ben il 5% di riduzione. Stesse prestazioni e meno impatto sull'ambiente. Sono pazza di te e voglio di te ancora. E con questo bellissimo finale, con Elda che si è innamorata di questo splendido 780 XXL, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale. Cliccate, iscriviti, a voi non costa nulla, a me fa la differenza. Ciao e al prossimo video.